Roberto Zambarelli. Arrivava Iolando, arrivava Iolando Zaurus, arrivi, vivi, come stai? In the sky, come stas? In the bus, la nonna, le tette della nonna, coi capezzoli d'argento per ammazzare i licantropi, acciughe, tonnellate di acciughe di pelle, milioni, tutte con la maschera di pelle solo per dire buongiorno, buonasera, cicciolone number one, attenta ai locchiti che so dove abiti, di trindede, bulegna, di trindede, deredone, bulegna, stasera il vostro Iolando Zaurus farà delle interviste telepatiche a personaggi, situazioni, cose che altrimenti voi umani non potreste mai udire. Questa sera presentiamo un oggetto che ha modificato, ossessionato le nostre vite e l'ha trasformato in una nevrosi, lo smartphone. Un'intervista telepatica, una domanda che ci facciamo tutti sempre quando usciamo al primo appuntamento con una fidanzata nuova. Me la molla? Se ne andava Iolando Zaurus, ma poi tornava. Un'intervista telepatica a una situazione imbarazzante che ci coglie sempre impreparati nei momenti più delicati. La flautolenza. Se ne andava Iolando Zaurus, ma poi tornava con un'ultima intervista telepatica, una domanda che ci facciamo sempre ogni volta che cerchiamo un parcheggio per ore, finalmente troviamo un posto libero e troviamo sempre lo stesso cartello e ci facciamo tutti la stessa domanda. Ma dove caspita devi andare? Se ne andava Iolando Zaurus, se non tornava, arrivi, vivi, come stai? In the sky. Roberto, vieni qua. Vivi. Vieni. Allora, Selvaggio Lucarelli ha cliccato, per cui ha espresso il suo giudizio che è zero. Però ho visto molto divertito Diego Battantuono. No, io mi sono divertito all'inizio molto perché tutto ciò che è surreale, strano, anomalo mi curiosisce. Purtroppo c'è questa abitudine poi di appoggiarsi a delle cose che sono i giochi di parole o gli oggetti, e questo è un appoggio che indebolisce. Paolo, mi ha sedotto ma poi mi ha abbandonato. Vediamo un attimo come saranno i voti. A me ha fatto ridere, cioè a me fai ridere. Bella fra. Diego Battantuono 3.5, Alex Zanardi 5.5, Paolo Ruffini 6 e Selvaggio Lucarelli ovviamente ha fatto il click, quindi ha espresso il suo punteggio che è 0, per linea. Un totale di 15. Ciao! Grazie, ciao, buonasera. Ciao. Se ne andava Iolando.